noi effettuiamo un giro per meglio conoscere la realtà della Tanzania, sospesa tra ricchezza, povertà e voglia di riscatto. Il tutto sullo sfondo di differenze dello status sociale tra individui difficilmente livellabili. Con un reddito annuo pro capite di appena 1.600 dollari, la Tanzania infatti è uno dei paesi più poveri del mondo. Il 60% della popolazione è privo di energia elettrica, mentre il 40% non dispone dell'uso dell'acqua potabile. Il 60% degli abitanti sopravvive con meno di 2 dollari al giorno. Il tasso di mortalità nei primi 5 anni di vita nel 2006 era di 118 ogni 1000 abitanti, un dato preoccupante soprattutto se sommato alla speranza di vita alla nascita, che è di appena 50 anni. Hi, my name is Raymond Lewis. I come here for teaching so that I can get baptized. L'istruzione quindi necessita di interventi e supporto. Daniele Cristian Passalacqua, di origini siciliane, è il capo progetto di un programma di cooperazione allo sviluppo finanziato dal governo italiano nel settore della didattica. Il Politecnico di Milano, partner dell'iniziativa, divulga il proprio know-how scientifico e didattico a docenti e studenti di 3 università della Tanzania. L'obiettivo è quello di migliorare le strutture di formazione e istruzione di tipo tecnico-ingegneristico e offrire un sostegno a favore dell'occupazione e dell'inserimento dei giovani tecnici e ingegneri nel mercato del lavoro. Posso dire con molta franchezza e orgoglio da italiano che è un programma, un'iniziativa di successo, quindi la cooperazione italiana allo sviluppo in questo caso ha centrato l'obiettivo, sia perché abbiamo ottenuto dei risultati straordinari nelle varie componenti del programma, sia perché siamo riusciti anche a creare un forte legame tra le istituzioni tanzane e alcune istituzioni italiane, come ad esempio il Politecnico di Milano. Il progetto ha inoltre favorito una maggiore partecipazione delle donne. Si è cercato di convincere le famiglie a far studiare le donne perché hanno infinite capacità di apprendimento, soprattutto nel settore scientifico. Questa campagna di sensibilizzazione assieme al programma di studio ha prodotto un incremento delle iscrizioni di circa il 600% nei 3 politecnici, e la presenza delle donne in questi 3 politecnici è passata dal 3-4% al 25-30%.